E direi che possiamo iniziare. Allora, un ringraziamento innanzitutto appunto a Walter Tocci per la sua disponibilità oggi ad essere con noi e anche appunto il tempo che ci prenderemo insieme per riflettere su quello che abbiamo voluto dedicare, diciamo, partendo dal titolo del suo ultimo libro, anche il tema di questo incontro, quindi direi Roma come se alla ricerca di un futuro per la capitale. Quindi un grande tema, che è evidente che in questo poco tempo che abbiamo non potremo assolutamente esaurire, ma siamo invece molto contenti di poterlo spendere per approfondire insieme a Walter Tocci e anche a Paolo Ciani, che è qui con noi. Ringrazio. Ciao Paolo. Ciao Walter, grazie mille intanto. Grande abbraccio. Dicevo, un'altra tappa di questo percorso dei dialoghi su Roma, che come coordinamento romano e assemblea romana allargata di Demos abbiamo voluto avviare all'inizio di quest'anno, riflettendo insieme proprio su come costruire appunto il futuro della nostra città eterna. Un futuro che abbiamo voluto, diciamo, cominciare a immaginare anche partendo da quello che per noi è stato il primo incontro, in realtà, con il contributo del professor Augusto D'Angelo, che vedo che anche oggi è con noi, e ringrazio per la sua presenza. Partendo anche dalla storia della nostra città, anche alla luce di questo anniversario dei 150 anni di Roma Capitale, che proprio ieri, diciamo, è stato ricordato nella giornata della sua proclamazione anche dal nostro presidente Mattarella, che nel suo messaggio ha auspicato e invitava tutti, diciamo, cittadini e quindi anche forze politiche a tutti i livelli a una riflessione, un confronto su quello che è la conoscenza storica di Roma. E anche poi il suo essere capitale, non solo per la centralità geografica, ma evidentemente anche proprio per le sue radici antiche, il cuore della cristianità, la sua vocazione universale, un ricco patrimonio che in qualche modo dobbiamo sempre mantenere da sfondo nella nostra riflessione, anche di quello che come Democrazia Solidale a Roma vogliamo portare avanti nella proposta politica, nella nostra visione di città. Uno sfondo e tanti, diciamo, questo discorso storico che tanto anche storia recente e passata nel libro di Walter Tocci torna nella sua riflessione e nell'aiutarci nel comprendere quello che a partire anche da un percorso passato su Roma, anche su un discorso pubblico su Roma che effettivamente si legge nel suo libro. Ha delle criticità che poi penso ci racconterà, spiegherà meglio anche lui, ma come da quel discorso pubblico oggi vogliamo anche in questo momento difficile ripartire con l'ambizione di continuare ad avere anche dei sogni aperti e in qualche modo con la concretezza delle proposte, anche noi come Demos vogliamo anche a partire, perché no, da questo incontro e gli spunti che avremo da Walter Tocci mettere a fuoco alcune delle priorità di impegno politico per noi, anche con l'ambizione che questo discorso pubblico sulla nostra città torni veramente ad essere ambizioso, con una visione di una città che, come abbiamo detto in tante occasioni, una città di tutti perché a misura dei più fragili, con una città che in qualche modo oggi possa ripartire anche da un momento di crisi e farne invece un'opportunità. Anche questo è un tema che ho visto ricorrere nel libro di Walter Tocci, quindi come oggi ripartire anche da questa difficoltà oggettiva evidente che stiamo vivendo e rimetterci in cammino insieme, diciamo, quindi senza anche direi paura, ma anzi con una grande ambizione. Quindi grazie, lascerei la parola a Walter Tocci. I tempi, diciamo, ricordo i nostri soliti tempi, quindi darei diciamo, chiederei il contributo di Walter se si riesce, capisco che grandi temi, insomma, 40 minuti e poi lasceremo lo spazio alle domande e poi chiederei a Paolo di aiutarci nelle conclusioni. Quindi grazie, prego Walter. Grazie, mi fa molto piacere discutere con voi, con tutti voi, di Roma. Ma vorrei porvi prima di tutto una domanda preliminare. Qual è lo stato d'animo più adatto a discutere di Roma?
negli anni passati è prevalso quello depressivo, tutto va male, Roma non cambierà mai, e ne sono venuti fuori propositi modesti e scarse realizzazioni. Dobbiamo quindi forse conquistare uno stato d'animo di fiducia verso la città, le sue risorse non ancora messe a frutto, e forse ne discenderebbero propositi più ambiziosi e realizzazioni concrete. Quello che voglio dire è che lo stato d'animo di chi pensa o agisce nella città si rispecchia nelle qualità dei pensieri e delle azioni verso la città medesima. Questo un po' spiega il titolo, insomma, questo come se, che è un esercizio dell'immaginazione, no? Vuol dire come se Roma fosse in grado di liberarsi dagli affanni quotidiani, come se Roma potesse ancora stupire se stessa e il mondo. Penso a quella immagine di Gigi Robot, un film di qualche anno fa, in cui il protagonista a un certo punto si libera dalle sofferenze, dalle sconfitte della sua vita a Torbella Monaca e così con poteri straordinari si alza in volo sopra la bellezza della città. Ora vi può apparire eccessivo questa immagine e allora cerco di difenderla con tre giustificazioni. Può sembrare questo discorso un volo pindarico, ma se non ci diamo una meta, non sapremo neppure in quale direzione compiere i primi passi. Senza una visione, senza dei progetti di lungo periodo, che anche se non sono direttamente realizzabili, comunque ci danno una cornice entro la quale possiamo compiere scelte concrete. Insomma, abbiamo già visto in questi anni che se invece prevalgono i pensieri piccoli, poi alla fine non si realizzano né le piccole né le grandi cose. Può sembrare questo discorso però uno sviamento mentre si cerca il grande candidato che prometterà di risolvere tutti i problemi, ma anche qua siamo, diciamo, ormai consapevoli che questa ideologia della personalizzazione non ha prodotto granché nel nostro paese, no? Questi salvatori della patria si sono quasi tutti persi nel bosco. E quindi credo che non è il leader che realizza le promesse, ma al contrario, solo quando crescono le ambizioni collettive, le condivisioni sociali, si forma quell'humus da cui poi nascono nuove classi dirigenti. I grandi sindaci del Novecento non sono stati episodi isolati, ma rappresentavano stagioni culturali molto importanti, no? Nella modernizzazione sociale dell'epoca giolittiana nasce il sindaco Nathan. All'apice dei grandi movimenti popolari della periferia arriva un sindaco come Petroselli. E anche noi, nel nostro piccolo, nel 93, cogliemmo con Rudelli e poi con Veltroni quello spirito positivo che c'era a Roma, ma in tutta Italia, dopo Tangentopoli, con la grande speranza che potesse nascere una nuova classe politica italiana e soprattutto una politica di classe europea. Terzo luogo, può sembrare questo discorso un approccio astratto che non corrisponde a un sentimento popolare, a forze reali in movimento. Però a me pare invece che proprio il dramma che stiamo vivendo, il dramma del Covid, fa irrompere, diciamo così, crea un'irruzione, diciamo così, di un'esigenza, di una consapevolezza di cambiare il modo di vivere insieme nella nostra città, nella nostra società. Credo che in questo momento, e ancora di più nei prossimi mesi, il sentimento popolare
vive qualcosa come quando capita dopo una guerra o dopo una dittatura, cioè che cambiano le aspettative, cambiano la visione delle cose, cambiano i comportamenti, cambiano anche i linguaggi, no? In questi mesi sono diventate di senso comune parole nuove come fragilità, come cura, che appartenevano a un lessico più particolare, insomma quello del femminismo ad esempio, o anche quello del volontariato. La fragilità che svelle la volontà di potenza dei decenni passati, della globalizzazione, di uno sviluppo senza limiti, dell'egoismo sociale tanto decantato, e oggi invece scopriamo che non sappiamo gestire questo mondo popolato di virus, scopriamo il valore dei beni comuni, scopriamo il bisogno di darsi una mano per sortire insieme dalle difficoltà. E quindi prendersi cura dell'ambiente, dei servizi sociali, di ciò che rende più giusta la nostra convivenza. Io credo che in questi mesi siano definitivamente diventate impopolari le politiche che invece hanno dominato negli anni passati. Adesso vediamo tutti quello che si poteva vedere anche prima, e cioè che la sanità si andava incastellando negli ospedali, lasciando il territorio, lasciando le nostre periferie. Adesso vediamo che questo confinamento degli anziani nelle RSA è stato molto pericoloso, no? C'è un tasso di mortalità superiore rispetto agli anziani assistiti a casa, quasi il doppio. Ecco, c'è quindi un sentimento popolare che sta crescendo, che magari è inespresso, non ha purtroppo una rappresentazione politica, ma chiede una svolta, chiede un cambiamento rispetto a come abbiamo organizzato la società nei decenni passati. E credo che questo fenomeno sia visibile, abbia già raggiunto un risultato importante nel punto più difficile nella politica europea. Il programma Next Generation EU è una svolta, no? Finalmente l'Europa si fa carico di una grande operazione di investimento sulle infrastrutture, sui beni, sui servizi. Anche a Roma, a mio avviso, cresce questo sentimento popolare che chiede un cambiamento, però, come accennavo prima, purtroppo non trova una rappresentazione politica. Soprattutto non la trova ancora nel nostro campo, insomma, in modo forte, in modo coraggioso, insomma. Però c'è quello che conosciamo, la ricca rete di associazioni, di terzo settore, di volontariato, che conosce questo sentimento popolare e che parla la lingua della fragilità e della cura. Molti di voi lo rappresentano, questo mondo, ne sono protagonisti. E so che tutti quelli che sono impegnati, insomma, voglio dire questo, so che fate tante cose, tante attività, e oggi credo in condizioni molto più difficili rispetto a prima. Quando penso a tutte queste attività del mondo sociale, del mondo del volontariato romano, me lo immagino come un mormorio sociale, insomma. E che ora però deve fare qualcosa di più, deve diventare un discorso pubblico, deve alzare la voce perché le buone pratiche diventino politiche pubbliche, diventino modelli di governo della città. Ora, questo non è solo una risposta alla crisi attuale, ma è anche, diciamo così, un modo nuovo di intendere la capitale, questa capitale nuova che della quale io discuto nel libro. La chiamo la capitale per sé, cioè un insieme di opere, di modelli, di tendenze che sono generate da ciò che sanno fare i cittadini, dal legame sociale, dalla produzione culturale, e però modelli, tendenze, opere che poi suscitano un riconoscimento della città tra i cittadini e nei confronti dell'opinione pubblica nazionale e internazionale. Insomma, fare qualcosa di buono per Roma, per noi cittadini,
che però sia importante, sia di esempio anche fuori Roma. Questa è la capitale per sé ed è molto diversa invece dalla capitale in sé, cioè da quella che scaturisce dalla funzione istituzionale, dalla sede dei ministeri, dalla rappresentanza nazionale e internazionale, da tutta l'economia che è connessa a queste funzioni. Ora, tutte le grandi capitali riescono a coniugare questi due momenti, l'in sé e il per sé. Basta pensare ovviamente agli esempi più evidenti, insomma, no? Parigi e Londra sono certamente le sedi degli stati, ma sono anche città che producono modelli culturali e sociali per la Francia, per la Gran Bretagna, ma direi per tutto il mondo. A Roma invece la capitale in sé, cioè la capitale istituzionale che abbiamo detto, ha avuto sempre la meglio sull'altra, sulla capitale per sé. C'è stato quindi uno squilibrio tra questi due momenti. La capitale per sé è emersa soltanto a sprazzi, soltanto in certi momenti. Io nel libro cerco di analizzarli proprio perché possano essere anche di esempio, di ispirazione, di suggestione, anche se oggi ovviamente le soluzioni da adottare sono totalmente diverse. Però insomma la Roma del cinema del dopoguerra è stata una grande narrazione della rinascita della Repubblica, insomma, no? Che è servita al resto d'Italia, insomma. Un certo immaginario urbano di Nicolini ha avuto una grande risonanza in Italia e in Europa. I grandi movimenti popolari della periferia hanno conquistato diritti, ma hanno creato anche appunto dei modelli, perfino dei modelli letterari, artistici, insomma. Le pedagogie popolari, non dobbiamo dimenticare che c'è questo filo novecentesco molto importante, dalla Montessori al maestro Manzi, al maestro di Pietralata che arriva in televisione per milioni di italiani, scoprono negli anni 60 la nuova pedagogia, a Don Sardelli, a Gianni Lodari che scrive con i bambini del Trullo La torta in cielo, non dimentichiamo uno dei testi italiani più tradotti nel mondo nel secondo Novecento, fino alla nostra Simonetta Salacone, grande preside della didattica multiculturale. Quindi ecco, vedete che nelle pedagogie popolari questa capitale per sé, che fa delle cose buone per sé ma allo stesso tempo valgono come modelli per l'opinione pubblica nazionale e internazionale, l'abbiamo avuta a sprazzi. Ora il punto qual è? Questa è la tesi, diciamo, un po' drastica del mio libro, che come tale ovviamente si può anche discutere, confutare. Cioè, io penso che la capitale in sé sia arrivata un po' a un esaurimento e che quindi dobbiamo lavorare molto sulla capitale per sé. Ora, la capitale in sé è stata una grande eredità che abbiamo ricevuto senza particolari meriti, perché viene dalla storia, viene da tutte, dalla capitale internazionale, viene dal centro del cattolicesimo, da tutte le cose che sappiamo. Averla ricevuta senza meriti ne ha fatto una rendita. E quindi possiamo dire che in questi 150 anni noi siamo vissuti di tre rendite sostanzialmente: il centralismo statale, la grande accumulazione immobiliare creata dal consumo di suolo nella campagna romana e una certa retorica del passato che è stata però anche un'occasione economica. Pensiamo, il turismo ad esempio non è stato stimolato a inventare nuovi servizi perché comunque c'era il Colosseo che bastava da solo ad attrarre, insomma, no? Ecco, queste tre rendite però non dobbiamo sottovalutarle perché hanno avuto una grande potenza di trasformazione, perché in 150 anni, cioè un periodo tutto sommato breve rispetto alle altre capitali, hanno trasformato una piccola città pontificia, questo era 200.000 abitanti, in una grande metropoli europea, certamente con molti squilibri, con molte contraddizioni. Ora, queste tre rendite, questi tre motori, questa è la mia tesi, che sono stati comunque così potenti, non avranno la stessa forza nel secolo che è appena cominciato. Non potremo contare su di loro. E quindi
è davvero un peccato che, come dicevi tu, ieri appunto c'è stato questo anniversario, ma è andato un po' nel passato, nel dimenticatoio, no? Forse avrebbe fatto bene una celebrazione non retorica, ma sincera, dal mio punto di vista, per prendere consapevolezza che un ciclo è finito, che i 150 anni sono esauriti, quel modello di capitale non ha futuro. Quando finisce un ciclo, ovviamente si pagano tutti gli effetti negativi di qualcosa che viene meno. E credo che in questi 10 anni, soprattutto quando a Roma tutti i problemi si sono aggravati, certamente dipende da responsabilità di questo, di quell'amministratore, da fattori contingenti, però io credo che nella crisi di questi 10 anni si sia già manifestata l'effetto, diciamo così, dell'esaurimento dei 150. Cioè che i problemi che stiamo affrontando oggi sono in qualche misura anche già il segno dell'esaurimento di un ciclo. Ma l'esaurimento di un ciclo, però, oltre a queste notizie negative, presenta anche delle opportunità, perché possiamo reinventare su basi nuove la nostra città, insomma, no? Quindi, insieme alla gravità dei problemi, si affermano anche domande difficili, ma anche appassionanti. Se non c'è più l'economia del centralismo statale, di che cosa vivrà la città? Quale economia si darà? Un'economia civile, un'economia ambientale, un'economia della cura? Ma è tutto da... Se non sarà più sostenibile, e non deve essere più sostenibile, quel consumo di suolo, quella rendita immobiliare, quale forma urbana nuova si darà? Insomma, se non basterà più la retorica del passato, quale produzione culturale contemporanea e quale anche rielaborazione della storia e dell'antico saremo in grado di esprimere, insomma, e queste sono le grandi. Ora, io credo che queste domande ci portano però ad allargare l'orizzonte. Noi dobbiamo pensare, questo è un punto molto importante del mio ragionamento, dobbiamo ampliare gli orizzonti di Roma. Dobbiamo pensare Roma su scale molto più vaste del passato. Per dirla in breve, la capitale in sé è vissuta nella coppia nazione e città. Tutto si svolgeva sostanzialmente in questa coppia, la capitale d'Italia. A questa coppia nazione-città, a mio avviso, dobbiamo sostituire la coppia mondo-regione. Quindi non più soltanto la nazione Italia, ma il mondo. Non più soltanto la città di Roma, ma questa area regionale, questa che è nata intorno alla vecchia città consolidata, insomma. Quindi ampliare gli orizzonti. Mi soffermerò soprattutto sul primo punto, quindi pensare Roma come città-mondo e come città-regione. Città-mondo significa puntare tutto sulla vocazione internazionale, che è sempre latente, ma che dobbiamo però a questo punto, non soltanto per eredità, ma riuscire a coltivarla con le opere nostre, insomma, con l'opera contemporanea, no? Qui viene una strana suggestione, perché ripensandoci, questo era l'ammonimento che rivolgevano gli intellettuali europei alla classe dirigente piemontese, no? E dicevano: state attenti a non confinare Roma in un contenitore nazionale, no? Perché è pur sempre una città cosmopolita, questa è la sua natura profonda. C'è un bellissimo dialogo di Mommsen che dice queste cose a Quintino Sella, che era il più lungimirante di quella generazione, e lui rispondeva: ma noi ne faremo il centro della produzione della conoscenza attraverso la moltiplicità dei saperi. Usava un'espressione a me molto cara, il luogo del cozzo delle idee. Ora, questa capitale poi della cultura, diciamo che non è stata poi realizzata, però oggi, paradossalmente, nella globalizzazione, quell'ammonimento degli intellettuali europei torna di grandissima attualità, perché nella globalizzazione noi possiamo, con opere contemporanee, valorizzare questa vocazione sempre latente della città cosmopolita. Però dobbiamo lavorarci, dobbiamo farne un progetto, non pensiamo, non è una cosa che ci viene appunto per la retorica, insomma.
E allora io credo che bisogna avere su questo, questo è il punto fondamentale sul quale pensare il progetto per Roma come capitale del Mediterraneo. Questo mi sembra il punto fondamentale. Intanto ricordiamo un momento che il Mediterraneo è il luogo geopolitico più importante di questo secolo. Questo aspetto si sottovaluta spesso, ma tutte le grandi questioni mondiali sono giocate nel Vecchio Mare. La pace e la guerra, purtroppo, no? Tutto il bacino è da quasi 30 anni teatro di guerre, no? Il confronto tra le grandi religioni monoteistiche, le migrazioni soprattutto, ma anche la riconversione energetica ed ecologica, il cambiamento climatico nel Mediterraneo diventa ancora più intenso. Ecco. E poi la cooperazione economica nord e sud, probabilmente la rinascita dell'Africa, che sarà l'evento che cambierà la storia del mondo in questo secolo, insomma, come avverrà, come sarà gestita. Quindi il Mediterraneo è il luogo più importante. Purtroppo l'Europa ha voltato le spalle all'antico mare. E proprio per questo, proprio per questa postura che ha assunto, l'Europa è diventata irrilevante nelle grandi questioni internazionali. Tutte le questioni che ho detto prima, non ha un peso, non ha una capacità di influenza, di incidenza. L'errore è stato, ed è ancora in parte, di considerare il Mediterraneo come un confine e non come l'origine, di considerarlo un limes e non un archè. Ma allora, se è questo, chi deve dire all'Europa di volgere lo sguardo al Mediterraneo, almeno con lo stesso impegno profuso a suo tempo verso i paesi dell'est che uscivano dalle dittature comuniste? Perché lì c'è stata questa operazione dell'Europa, no? Di aprirsi in quella direzione, ma non l'ha mai fatto verso il Mediterraneo. E chi lo deve dire questo? Da dove si deve alzare questa voce? Se non da Roma, da questa antica città piantata al centro della penisola, al centro del Mediterraneo. Ecco quindi che Roma deve diventare la città protagonista di questa svolta nella politica euro-mediterranea, che è la grande questione che è davanti a noi. Ma è realistico questo? Su quali basi possiamo poggiare questo progetto? È innanzitutto il grande papato di Francesco. Il grande papato di Francesco. Non solo per l'incessante appello alla pace, non solo per la nuova pastorale della fraternità, come nell'ultima enciclica, ma direi per le innovazioni teologiche, che sono meno visibili, soprattutto diciamo, nel campo laico, ma che sappiamo essere molto più durature nel modificare, diciamo così, il ruolo della Chiesa. Io credo che ci siano alcuni atti da questo punto di vista di straordinaria rilevanza, insomma, no? Penso alla dichiarazione di Papa Francesco sottoscritta da Abu Dhabi, nella quale si dice una cosa incredibile, e cioè che la molteplicità delle religioni, che non dimentichiamo è stata la figura fondamentale di tanti conflitti, di tante guerre, questa molteplicità delle religioni è frutto della sapienza divina. Questo, a mio avviso, è un pensiero teologico che cambia radicalmente le cose, non soltanto in campo religioso, ma anche nel campo laico. Questo quindi è un messaggio di pace del Papa che arriva a miliardi di persone e queste persone in tutto il mondo collegano questo messaggio alla città di Roma da cui parte quel discorso. E quindi Roma è coinvolta in questo e quindi, come dire, si crea una scia favorevole all'impegno di credenti ma anche di non credenti che proprio su questa ispirazione possono autonomamente con ciascuno con i propri linguaggi, con i propri valori contribuire a questa funzione internazionale. Quindi Roma come centro politico, diciamo così, della lotta contro la guerra, insomma. Questo significa iniziative politiche dei nostri governanti, ma significa anche diplomazia informale. E qui non devo dire a voi, insomma, che la grande
esperienza proprio della comunità di Sant'Egidio nella diplomazia informale sulle crisi africane, che ha dimostrato quanto può fare, diciamo così, questo modo di fare diplomazia. E quindi quello è un modello da espandere, dovrebbe diventare l'attività normale che tutte le organizzazioni religiose, ma anche le organizzazioni non governative, sviluppano nella capitale. E poi noi dimentichiamo che c'è la FAO con tutte le sue agenzie. La World Food Program ha preso il premio Nobel, che in una certa misura è anche un premio Nobel a Roma, perché ha sede qui, e invece è passata sotto silenzio nel dibattito romano, no? Queste agenzie operano all'interno delle loro sedi, non hanno purtroppo rapporti con la città, ma un progetto cittadino potrebbe invece instaurare relazioni con loro per fare assumere appunto alla città intera questa funzione di capitale della lotta alla fame, della politica per il cibo, per la nuova agricoltura, per lo sviluppo sostenibile, insomma. E poi ancora in campo culturale, pensiamo alla cooperazione con l'Università del Mediterraneo, pensiamo a riprendere, diciamo così, il tema di Roma come un centro di alta formazione, non solo nelle attività classiche, nell'arte, nei beni culturali, ma anche nella scienza, perché Roma è anche una capitale scientifica. E poi ancora la funzione anche economica. La Camera di Commercio di Milano sviluppa accordi di partenariato con le imprese e con tutti i paesi del Mediterraneo. Insomma, è incredibile che non lo faccia la Camera di Commercio di Roma, ma questo invece ci dice una potenzialità. Insomma, pensiamo alla riconversione energetica, sempre da Roma. Terna sta realizzando la connessione della rete elettrica italiana e quindi europea con quella di tunisina e quindi nordafricana, e questo consentirebbe di utilizzare, di convogliare l'energia solare dell'Africa nelle reti europee, cioè un governare in qualche modo la riconversione petrolifera, insomma. Ma soprattutto io credo che la capitale mediterranea si misura nelle migrazioni delle genti, insomma, che è la più grande mutazione sociale e antropologica di questo secolo, insomma. Tutto dipende da come sapremo governare questa mutazione. Tutto dipende da questo, insomma. Ecco, se pensiamo al futuro di Roma, come sarà Roma nel 2050? No? Sarà più aperta o più chiusa? Sarà più creativa o più conformista? Più equa o più diseguale? Più ricca o più povera? Più felice o più triste? Beh, tutto questo dipenderà certamente da tante cose, da come sarà governata, dalla sua economia, dalla sua cultura, però dipenderà soprattutto da come sapremo governare le migrazioni. E purtroppo questa mutazione, quindi così profonda, così di lunga durata, è gestita, come sappiamo, come un'emergenza quotidiana, insomma, no? E quindi diventa un problema, diventa un pericolo, insomma. Eppure noi abbiamo avuto l'ultimo grande profeta romano, insomma, Don Luigi di Liegro, che esattamente 30 anni fa, di fronte alla prima tragedia, quella della Pantanella, quando ancora gli italiani non erano consapevoli di questo problema, quello sgombero, fece capire agli italiani che avremmo dovuto fare i conti con questo problema. E Don Luigi, da profeta, appunto, fece, non soltanto intervenne lì, ma fece un grande discorso, dire: noi ci dovremmo misurare con questa mutazione. E fece proposte molto precise, ma soprattutto disse una cosa fondamentale: guardate che comincia un mondo nuovo, comincia una globalizzazione che non sarà solo di mercati e di economia, ma appunto di genti che fuggono dalla guerra e dalla fame. E quindi la globalizzazione deve spingerci prima di tutto ad innalzare il grado di qualità e di quantità dei servizi sociali e dell'educazione popolare. Questo era il discorso 30 anni fa di Don Luigi di Liegro. E purtroppo la globalizzazione è stata gestita invece, come sappiamo, con finanza, tecnologia e tutt'altro, insomma, no? Però oggi, appunto, proprio l'esperienza del Covid ci richiama invece a pensare la funzione. La città mondo è una città che riesce appunto a svolgere la sua vocazione internazionale nella misura in cui affronta questa sfida
con un più alto grado di qualità e di quantità di servizi sociali e di educazione. Ora, qui, diciamo, la città in qualche modo è diventata già multiculturale, insomma, e a un livello paragonabile con quello degli altri paesi europei, le altre città europee, ma con servizi di accoglienza molto più scarsi, più deboli, più frammentati rispetto alle altre città europee. E in questo scarto, diciamo, tra presenza e servizi, così forte, ripeto, beh, diciamo, questo dovrebbe determinare fortissime tensioni sociali, no? E invece tutto sommato non ci sono, diciamo, le tensioni che troviamo a Parigi, a Bruxelles, a Londra, insomma, ecco. Perché io credo che nonostante tutto, nonostante la debolezza e l'assenza di politiche pubbliche, sia in atto invece, ed è molto importante, nell'umanità popolare romana un processo di riconoscimento di questa molteplicità culturale. Perché c'è molte persone, molta gente di borgata che ha conosciuto la miseria, non l'augura al migrante. Le badanti aprono le finestre sul mondo, portano la conoscenza dei paesi del mondo, nascono imprevedibili storie d'amore. Non dimentichiamo che il 12% dei matrimoni sono misti tra italiani ed extracomunitari, insomma, no? E poi torna la musica nelle strade di periferia, coprendo il vuoto lasciato dalle tradizioni popolari, dagli stornelli, insomma, e poi soprattutto il lavoro. Il lavoro, il commercio, le imprese, insomma, ormai costituiscono un settore portante dell'economia romana, insomma. Ecco. E poi soprattutto c'è quello che non devo dire a voi, insomma, un grande fermento di associazionismo, di volontariato, di esperienze sociali, insomma. Io ho cercato di rappresentarlo nel libro ricorrendo anche a una bibliografia forse eccessiva, ma perché volevo rendere, diciamo, evidente, far conoscere, insomma, questa Roma che spesso, diciamo, nell'opinione pubblica non è conosciuta, non è... E credo, mi sono anche un po' così, ho usato un po' una metafora, insomma, no? Ma se tutto questo mondo, appunto, di energie culturali, di solidarietà, riuscisse a connettersi, a fare un discorso comune, a passare, appunto, come dicevo prima, dal mormorio al discorso pubblico, forse sarebbe in grado di esprimere una grande forza culturale, insomma, capace di travolgere la xenofobia, no? L'ho chiamato il partito immaginario della città multiculturale, insomma, io uso queste parole perché sono un vecchio militante politico, ma non ho nessuna intenzione di organizzare un partito di questo tipo. È una metafora per dire che se questa Roma solidale, questa Roma che agisce tutti i giorni nell'accoglienza, che inventa nuovi servizi, avesse appunto questa capacità di connettere, di fare forza comune, di parlare al resto della popolazione, sarebbe, a mio avviso, travolgente. Travolgerebbe la xenofobia e soprattutto spingerebbe a quella svolta che è necessaria, insomma, no? E a invertire la rotta di nuove politiche sociali, insomma, ecco, che da certi punti di vista non sono neppure da inventare, perché l'operazione che bisognerebbe fare è che tutte le buone pratiche debbono trasformarsi in politiche pubbliche. Quindi ciò che è oggi un'esperienza esemplare deve diventare qualcosa di normale. Ciò che è un episodio, un'iniziativa, deve diventare una politica sistematica, insomma. Ecco, questa è l'operazione che deve fare. E non devo dire a voi, insomma, ci sono alcune di queste cose che sono già dei modelli di politica generale, no? Io credo, ad esempio, va molto valorizzato quello che ha fatto Sant'Egidio sui corridoi umanitari, insomma. Perché quello è un modello di accoglienza. Intanto ha dimostrato che è possibile, se ne parla da tanto tempo, ma soprattutto è un modello di accoglienza che ha avuto nel piccolo, insomma, uno straordinario risultato e che può essere proposto all'Italia e perfino all'Europa come un modo di affrontare. E poi l'accoglienza nelle famiglie, insomma. Noi non abbiamo utilizzato in questa mutazione antropologica la forza generativa delle famiglie, la forza sociale delle famiglie, insomma. Anche qui ci sono delle esperienze pilota, ma io sono convinto che se un'amministrazione comunale autorevole dicesse a tutti i romani, siamo pronti ad aiutare con un supporto, un tutoraggio, una formazione, anche un contributo alle famiglie che accolgono anche
richiedenti asilo, ma io credo che avrebbe un risultato con grandi numeri, non è vero che non, come alcuni dicono, secondo me ci sarebbero grandi possibilità. E poi nessuno deve essere invisibile, questa è una grande questione. Secondo me bisogna distinguere le politiche della città devono essere un po' diverse da quelle nazionali. Cioè è chiaro che è compito dello Stato regolare i flussi, deve farlo meglio, però poi la città, quando arriva una persona nel suo territorio, comunque se ne deve prendere cura, a prescindere dal suo status di rifugiato, di asilo e così via. Insomma, io questa cosa la scriverei in modo solenne nello statuto del comune, che è un po' la carta costituzionale, no? Stabilendo una specie di carta dell'accoglienza, cioè un certificato amministrativo che rilasciano gli uffici pubblici, ma anche il volontariato convenzionato, con la quale l'amministrazione dice al migrante: noi ci siamo se hai bisogno. E il migrante, senza paura, senza timore, si presenta, si annuncia. E credo anche che questo bisognerebbe poi creare, diciamo così, delle figure nuove che si occupano appunto di questo, che nessuno sia invisibile, insomma. No? Io mi sono un po' anche avventurato a dire, ma insomma, questi 6.000 vigili che ci abbiamo a Roma, ma sono proprio così necessari? Insomma, il risultato che otteniamo non è poi così brillante, no? Ma forse un migliaio di loro, quelli che hanno una vocazione, ce ne sono, vi posso assicurare, io ho fatto l'assessore, ci sono persone di grande umanità, un migliaio di loro potremmo fare una riconversione professionale, farne degli assistenti sociali di quartiere, insomma, che si occupano proprio del rapporto tra le persone e i servizi, insomma, c'è una presenza forte, capillare, insomma, dei nostri servizi. Insomma. E poi superare questo assurdo ritardo della legge sullo ius soli, lo ius culture, no? Prendendo una decisione, adesso arriveranno, spero, sti candidati, io gli farei una domanda molto precisa, insomma, il candidato nostro di centrosinistra che si impegna a dare a tutti i ragazzi, figli dei migranti che studiano, che parlano l'italiano, che giocano, che scherzano, che parlano, che partecipano insieme ai giovani italiani, a questi ragazzi e ragazzi, dare loro una cittadinanza onoraria, che è nella potestà amministrativa del comune. Quelli che si trovano nelle condizioni della legge, diciamo, del disegno di legge dello ius soli, insomma, in modo da forzare il processo, da anticiparlo, e chiederei a questo candidato sindaco addirittura di proporlo alle grandi città del Mediterraneo. Pensate quale forza sarebbe farlo tutti assieme, no? Con Barcellona, ma anche con Napoli, ma anche con altre città e così via. E poi gli SPRAR li abbiamo salvati dalla furia devastatrice, però io credo a questo punto non ci si debba accontentare, vanno potenziati e soprattutto vanno qualificati, insomma, che siano davvero degli strumenti in grado di prendere in carico le persone nella loro complessità di bisogni, quindi il lavoro, l'istruzione, la salute, insomma. E poi in fondo io mi domando sempre, ma perché debbono essere strutture solo per i migranti? Non potremmo ampliarle, potenziarle e ampliarle anche per i senza fissa dimora italiani, insomma, no? Lavorare tutti insieme, quindi, per cercare di portare queste persone che si trovano nella marginalità più grave, riportarle, diciamo così, al lavoro, alla convivenza, alla vita, alla dignità della vita, insomma. Ecco. E a quel punto gli cambierei anche nome, questo brutto acronimo, SIPROIMI, SPRAR, insomma, perché non li chiamiamo Case di Liegro, insomma, no? In onore appunto di quel grande profeta che per primo ci fece capire queste cose, insomma, che dovevamo occuparci degli ultimi. Io mi ricordo la grande campagna che fece Don Luigi per realizzare Via Marsala negli anni 80, quando nessuno parlava di queste cose, insomma, ecco. E poi credo anche che, abbiamo detto prima, quindi una città a mondo si misura dalla qualità dei servizi sociali e dal livello di educazione popolare. Insomma, no? Da quando è scomparso Tullio De Mauro nessuno ricorda più una cosa molto importante, cioè che il 70% dei cittadini non dispone delle competenze necessarie per muoversi nel mondo d'oggi, che è molto più complesso di quello di quando eravamo giovani noi. Non basta il leggere, scrivere e far di conto del dopoguerra, no? E questo significa una cosa enorme,
E quindi significa che la priorità dovrebbe essere educazione permanente, educazione degli adulti. Questa è oggi una funzione affidata a un'istituzione, i centri per l'istruzione degli adulti, sono piccole cose, una ventina di sedi, molte di meno di quelle che il volontariato riesce a fare da solo, insomma. Ma questa è una funzione che dovrebbe essere affidata direttamente alla scuola. Ecco, la scuola, le scuole romane, insomma, le scuole che sono dei luoghi preziosi, anche degli spazi fisici preziosi, chiudono alle 16 il pomeriggio, ma quelle dovrebbero rimanere aperte giorno e sera, non solo per dare istruzione appunto alla gioventù, ma per fare educazione permanente in tutte le generazioni. Questo tra l'altro significa anche combattere l'abbandono scolastico, ma questo significa trasformare anche le scuole in laboratori di quartiere, in centri civici di partecipazione alle scelte politiche e amministrative, ma soprattutto fare delle scuole il centro della intercultura, di questa, aiutare, diciamo, questa rielaborazione, questo riconoscimento che è in atto spontaneamente, ma che va aiutato appunto con l'educazione, insomma, ecco. Quindi scuole aperte giorno e sera, insomma, io credo che questo dovrebbe essere una priorità. D'altro canto, questo è già qualcosa anche qui che le buone pratiche ci dicono già che sono molto avanti. Noi abbiamo una quarantina di scuole aperte giorno e sera per iniziativa spontanea dei genitori e degli insegnanti. Quindi si potrebbe con una politica comunale realizzarne 100 di queste scuole senza un grande impegno finanziario, ma adottando però quelle metodologie che sono già sviluppate, insomma, e anche nelle scuole per i migranti, insomma, no? C'è qui Gian Matteo che mi ha insegnato che cosa significa fare la didattica con i migranti, con i suoi libri, tutti a scuola. E quindi abbiamo già, voglio dire, nelle esperienze di base addirittura dei modelli didattici, dei modelli organizzativi, insomma, che quindi è relativamente facile tradurli in vere e proprie politiche sistematiche, insomma. L'ho fatta troppo lunga sulla città mondo, rimando magari alla discussione l'altro punto, cioè città-regione significa pensare Roma su scala vasta, significa anche qua però ribaltare una logica. Abbiamo sempre pensato la campagna romana come un grande vuoto da riempire col cemento e invece bisogna pensarla come un grande pieno di aria, di acqua, di paesaggi, di storia, insomma, no? E su questo ricostruire una nuova economia, un'economia dei cicli, dei rifiuti, dell'acqua, dell'energia e soprattutto la nuova agricoltura, il rapporto tra l'agricoltura e l'approvvigionamento, il cibo, i mercati rionali che possono tornare ad essere questa struttura annonaria della campagna romana, insomma. E poi grandi progetti, ad esempio io penso che il Grab è una bellissima cosa, questa idea di un anello ciclopedonale che collega tutti i parchi, tutti i luoghi, parchi non a caso, diciamo, in gran parte promossi, realizzati dall'iniziativa da basso, anche lì da associazioni, quindi è un luogo, non un disegno non tecnico, ma che mette in connessione le esperienze sociali, insomma. Riscoprire la campagna, insomma, i fiumi, il mare, questo grande patrimonio ambientale che è la risorsa vitale di Roma. Questa sarebbe anche una cosa da mettere un po' come posso dire, come un simbolo, no? Per il dopo Covid. Io penso a Barcellona, realizzò quel grande lungomare, quei 4 chilometri di spiaggia libera, togliendo i vecchi depositi, le vecchie caserme che impedivano l'accesso al mare. E nell'esperienza dei cittadini di Barcellona, quella liberazione, quel rapporto col mare, era associato anche all'immagine di liberazione dalla dittatura del franchismo. Cioè quello spazio pubblico rappresentava la libertà politica anche, no? Ora il Covid non è una dittatura, però è certamente un'oppressione, no? Pensare quindi a ritrovare la campagna, un grande anello ciclopedonale che ci rende fruibile, beh, potrebbe essere un'opera simbolo, no? Per quando usciremo da questa oppressione, da questa cosa che ci impedisce di respirare, di vivere insieme, di vivere all'aria aperta, di stare insieme con gli altri, insomma. Infine, tutto questo comporta ovviamente un ripensamento della forma istituzionale, e su questo mi avrete sentito parlarne già altre volte. Io credo che abbiamo bisogno sostanzialmente di un governo strategico di area vasta, molto, molto forte, molto potente,
in grado anche di svolgere quella funzione di promozione internazionale che dicevo prima, quindi un'istituzione rilevante, diciamo così, e dall'altra abbiamo bisogno di curare il governo di prossimità, quindi il governo dei quartieri, dei servizi alla persona. Ecco, questi due obiettivi oggi sono impediti da un macigno che si chiama Comune di Roma. Se noi non, su questi discorsi istituzionali si fanno tanti discorsi astratti, ma noi non riusciremo a fare un governo di area vasta e un governo di prossimità se manteniamo quell'apparato centrale del comune che impedisce questo. Quindi io dico un po' drasticamente nel libro, cancelliamolo, o comunque, se non vogliamo arrivare a questo esito, alleggeriamolo molto, perché bisogna trasferire comunque funzioni, apparati dal comune in alto verso la città metropolitana e in basso verso i municipi per renderli pienamente sovrani nella vita di quartiere e servizi alla persona. E quando avremo realizzato questo, bisognerà scrivere sulla porta di questi nuovi comuni: qui è vietato dire, non è di mia competenza. Ecco. Però credo anche che non sia soltanto un'ingegneria istituzionale, questa riorganizzazione dei contenitori dovrebbe essere anche l'occasione per ripensare il contenuto, cioè l'amministrazione, insomma, il modo in cui è organizzata. Un'amministrazione in cui bisogna vedere i giovani, cioè il Comune di Roma è nella paralisi perché ha rinunciato ai giovani, a un'età media sopra i 54 anni. Insomma, tutto questo avviene in una transizione cognitiva in cui avremo bisogno invece di giovani, insomma. E poi di arricchire le professionalità, non solo quelle amministrative, ma le specializzazioni in tutti i saperi, perché governare la città è una cosa molto complessa. Credo anche che bisogna invertire la rotta rispetto a un certo modo che si è affermato negli ultimi anni, anche con intenti molto positivi, direi meritori, però questa lotta alla corruzione ha portato a un'illusione di creare una sorta di amministrazione automatica che deve decidere tutto secondo una sequenza già stabilita in legge, per paura che quello poi faccia il mariuolo, noi abbiamo irrigidito tutta l'amministrazione, ma questo poi la rende inefficace. Insomma, invece abbiamo bisogno di un'amministrazione intelligente, ricca di professionalità, di giovani, che sappia prendersi le responsabilità di decisioni sulla base di competenze, sulla base di un rendiconto, e che sappia sedersi a un tavolo con l'associazionismo, con il terzo settore, con il volontariato, e insieme progettare. Di questo abbiamo bisogno. Insomma, perché appunto c'è un'intelligenza sociale in atto nella città e abbiamo bisogno di un'amministrazione che sia in grado di colloquiare con questa intelligenza e di realizzare insieme nuove politiche per la città, insomma. Ecco, questi sono un po' i passaggi fondamentali. Vi ringrazio, sono andato un pochino oltre e mi scuso. Grazie mille, perfetto nella sintesi, visto, come dicevamo, la complessità e la vastità dei temi. E io non ruberò io tanto tempo, proprio perché ce n'è rimasto poco, e lascerò a breve spazio alle domande, ma esattamente su quest'ultima cosa che dicevi, l'intelligenza sociale, appunto il titolo di un altro capitolo del tuo libro, credo che c'è proprio bisogno di coltivarla, e quindi in questo modo anche ampliare la partecipazione e il coinvolgimento per far crescere questa intelligenza sociale nell'ottica chiaramente del termine allargato, declinato, della sostenibilità, i temi della lotta alle diseguaglianze, il discorso rigenerazione urbana, anche il tema della casa che ci sta così a cuore, e come però questa intelligenza sociale è urgente che cominci e anche entri nelle istituzioni, questo perché ci rendiamo conto che siamo evidentemente con un problema nella nostra amministrazione. E quindi anche il contributo che come proposta di Democrazia Solidale a Roma vogliamo mettere in campo in questo periodo, che poi ci porterà, diciamo, anche alle elezioni amministrative, proprio dare per la storia di ognuno di noi, sia nell'ambito delle associazioni varie o anche per la propria professione, ha vissuto nelle istituzioni con un contributo in prima persona, quindi nel mettersi anche in gioco al servizio della nostra città all'interno delle istituzioni. Quindi anche poi gli spunti erano tantissimi, ecco, io non li riprendo, non mi fermo, e grazie mille. E come dicevo, purtroppo il tempo è poco, io intanto do la parola a Gian Matteo Sabatino, che si era già prenotato, e subito dopo si prepara Guglielmo Tozzi. Scusami, prima Susanna Clavarino.
Quindi Gian Matteo. Mi prenoto pure io. Sì. Ok, allora, caro sì, carissimo, saluto a Walter, a noi tutti quanti oggi qui riuniti. Sono molto contento, che dire, insomma, conosco tantissimo e molto bene il libro, diciamo, di Walter, l'ho letto e riletto, i suoi spunti li ha ridetti oggi con molta chiarezza, lucidità. Io vorrei dire soltanto questo, riprendo due cose. Uno, il discorso sul fatto che sarebbe bello, condivido totalmente questo discorso sul poter pensare che le cosiddette buone pratiche, cioè il quotidiano vivere di tanti, lavorare insomma come volontari di tante persone accanto alle difficoltà dei migranti, accanto alle difficoltà della gente che a Roma insomma se la passa male in questo periodo di Covid, potesse diventare in qualche modo una struttura politica, cioè le buone pratiche possono diventare una proposta politica concreta, realizzabile per questa nostra città di Roma. E riprendo questa frase che tu dici nel libro, Walter: l'accoglienza non è una emergenza, ma è un principio regolativo di un nuovo welfare urbano. Cioè è, come dire, è l'epicentro di una trasformazione che in qualche modo dovrebbe riguardare la nostra città, cioè dovrebbe essere, come dire, la nuova cultura di questa città di Roma. È chiaro che è un sogno, è chiaro che, come dire, insomma, è una grande prospettiva, però io credo che è un lavoro in cui noi già quotidianamente siamo dentro. Tanta gente a Roma in questo lavoro è quotidianamente dentro. Bisognerebbe aumentare la coscienza, aumentare la capacità di proposta, aumentare verso la città di Roma la possibilità di guardare a quello che già oggi si fa, già oggi è il rapporto tra italiani e stranieri, eccetera. Quindi la possibilità di trasformare queste realtà, queste pratiche, quello che fa tante associazioni, quello che facciamo con la scuola, con l'accoglienza, eccetera, eccetera, sarebbe in struttura politica, sarebbe una cosa che per me sarebbe una grande gioia. L'altro discorso lo faccio più breve, ma sulla città-regione, ecco, tu nel libro analizzi, Walter, il fatto che c'è la corona di Roma. Cioè che Roma ormai, ed è una cosa di cui non si occupa nessuno, è una conurbazione, se consideriamo la cintura, quella che noi chiamiamo la periferia anulare, no? Quella che tu chiami la periferia anulare, e la cintura provinciale, dal satellite sono un unicum, un continuum, come per certi versi differente, ma come un po' la Lombardia. Cioè non si riconosce più la soluzione di continuità, la distanza tra Roma e ciò che c'è intorno. E nessuno sa che o la metà delle persone che stanno a Roma vive fuori dal raccordo, cioè vive in questa conurbazione, lontano dai servizi, lontano dai centri, che è il grande motivo di sofferenza e che è il grande motivo di, esattamente, il grande motivo per cui questa parte lontana dal centro della città ce l'ha con l'amministrazione. Ce l'ha con l'amministrazione, ha votato sempre soluzioni improponibili e rabbiose per la città, e quindi noi dovremo confrontarci con le esigenze di questa metà di Roma che sta lontana, che è sempre importante, di cui nessuno si occupa e che pure conta quanto la città di Roma, che invece la città consolidata, la città dentro il raccordo, che ormai è in diminuzione di popolazione, importantissima ancora, ma sempre più. E quindi questo è un altro tema che vorrei sottolineare. Grazie Gian Matteo. Prima di dare la parola a Susana, appunto farei prima un giro di raccogliere le domande di chi si è prenotato, e purtroppo devo anche chiudere le prenotazioni, se no non riusciamo in tempo, quindi anche raccomando anche la brevità, diciamo, sia per le domande e le riflessioni. Poi ridarei la parola a Walter e a Paolo. Susana. Buonasera a tutti, sono Susana Clavarino. Sono a Roma dal 2008, sono nata in Perù, quindi sono l'immigrante. Precedentemente ho vissuto 15 anni a Barcellona, e quindi ho preso col cuore le parole di Walter quando ha parlato di Barcellona, perché io in prima persona ho lavorato dal 2000 al 2002 nel piano di Barcellona per l'intercultura. Quindi con l'associazione che rappresentavo, il Centro Peruviano a Barcellona. Quindi ritengo che
moltissime delle parole che ha detto, con le quali ci ha illustrato questa nuova visione sul territorio, veramente a me mi hanno colpito tanto, perché nel venire da Barcellona, ad aver fatto questo lavoro qui a Roma, ho trovato veramente delle cose che si potrebbero fare, perché in realtà una delle situazioni più urgenti che abbiamo trovato là al 2000, le associazioni sul territorio catalano, è che c'erano in coesistenza simultanea due realtà assolutamente lontane l'una dall'altra, la realtà degli immigrati verso la realtà della società che ci accoglieva. Abbiamo cercato in tutti i modi di trovare dei punti d'incontro, e così che sono nate iniziative, come per esempio una che a me è particolarmente piaciuta, che è questa del piano di Barcellona dell'intercultura, in modo tale che abbiamo creato, per esempio, la gente, cioè il rappresentante, il portavoce anti-rumors, vuol dire la persona che lottava all'interno di un quartiere contro quelle luoghi comuni che facevano in modo che la società si allontanasse dell'immigrato che veniva a vivere all'interno di quel quartiere. Per esempio, pure in TV3, che è la TV catalana, è nato questa trasmissione TV che purtroppo oramai non è più in onda, che si chiamava Il mio dirimpettaio. Il mio dirimpettaio. Normalmente l'immigrato accoglieva a casa sua una persona catalana per far sì che conoscesse sia la sua famiglia, la sua cultura e le sue costumi, in modo tale da unire. Poi abbiamo fatto un concetto molto chiaro che avevamo quando abbiamo finito il lavoro del piano di Barcellona per l'intercultura, è che dovevamo capire la intercultura come la condivisione della responsabilità per lo sviluppo del territorio, indipendentemente se eri immigrato o no. L'importante era lo sviluppo del territorio, perché certamente una persona che viene da fuori non è che viene per stare male, interessa in prima persona lo sviluppo del territorio, dei suoi servizi, della sua qualità della vita. Quindi questa è una situazione che a tutti noi ci è stata messa in testa, che dovevamo anche noi lottare attivamente per lo sviluppo del territorio che ci accoglieva. Era una delle cose più importanti che dovevamo fare. Gli strumenti che abbiamo trovato per poter unire sia la società che ci accoglieva e sia gli immigrati è stato, per esempio, la creazione del coro di musica per i bambini. La musica è un filo conduttore assolutamente meraviglioso, che unisce, che aiuta, che soprattutto il prodotto finale è la bellezza della musica stessa. È veramente importante la bellezza. Ora, un altro punto d'incontro è stato lo sport. Lo sport è stato un altro punto d'incontro molto importante con il quale siamo riusciti ad unire. Noi abbiamo creato un'iniziativa che si chiamava Fem un tè, questo in catalano, che vuol dire ci prendiamo un tè, era un modo di unire il quartiere. Abbiamo trovato queste casse all'interno del quartiere, una persona che metteva a disposizione un salone, un albergo che magari aveva una sala vuota, e ci riunivamo lì tutti per parlare di come stava andando la situazione del quartiere, e mettevamo una piccola agenda, è quello che facevamo. Poi l'importante è evitare, quello che io vedo a Roma e che a me particolarmente mi dolgo di questa situazione, è che il compromesso per lo sviluppo della città non lo vedo così evidente in tutte le persone. Purtroppo le persone immigrate come me, molte persone immigrate come me, hanno l'urgenza di inviare i soldi a casa, di poter fare diverse situazioni, risolvere diverse situazioni del quotidiano, e magari non hanno ancora imparato che l'importante è pure vivere loro bene, perché loro vivrebbero molto meglio se avessero questo senso d'appartenenza sul territorio sul, del quale hanno la casa, hanno la nuova famiglia o hanno l'occupazione. Io volevo soltanto ringraziare Walter per tutto quello che ci ha detto, mi ha colpito il cuore con questo di Barcellona. Se c'è l'opportunità, lo trovo su Facebook, non lo so, comunque sia, io ringrazio voi tutti, a Paolo, a tutti, a Gian Matteo che mi ha invitato a queste riunioni. Ciao Gian Matteo, ringrazio tutti e vi auguro buona serata, grazie. Grazie Susanna, grazie mille. Ho lasciato, devo dire, tutto questo spazio solo a te, gli altri non ce l'avranno.
ci vediamo anche, insomma, un po' che ci dobbiamo incontrare, mi ha fatto molto piacere sentirti. Quindi lascio la parola a Guglielmo, mi raccomando la brevità, altrimenti non ce la facciamo. Assolutamente, cercherò di essere breve, però anch'io volevo ringraziare il dottor Tocci per il suo intervento e per le sue parole. E in particolare mi ha molto colpito l'idea di avere una visione, di guardare in alto, e in questo riconosco anche lo spirito di Demos. Mi viene in mente un'intervista di Paolo Ciani in cui diceva: non dobbiamo guardare solo le buche per terra, ma dobbiamo avere una visione, uno sguardo alto. Roma deve avere uno sguardo alto, e soprattutto noi giovani dobbiamo avere uno sguardo alto. Quindi innanzitutto grazie per questo messaggio, e veramente riconosco un po' lo spirito che guida Demos, che proprio sprona i giovani a impegnarsi anche politicamente. E quindi con quale stato d'animo ci approcciamo a Roma, la Roma del futuro? Probabilmente anche con un po' di ottimismo, con un po' di coraggio, che forse è mancato un po' a questa amministrazione in alcune scelte. E parlando di ottimismo, non posso che pensare al Recovery Fund, citato in premessa all'inizio dell'intervento, che chiaramente per noi giovani rappresenta un'occasione, no? Riponiamo molta fiducia, e quindi volevo chiedere, anche alla luce dell'esperienza amministrativa del dottor Tocci, secondo lui come possiamo impiegare bene queste risorse che inevitabilmente arriveranno anche a Roma. Sicuramente qualche idea è già stata data, ad esempio i lab, le scuole aperte, però ecco, qualche idea concreta per impiegare bene queste risorse, e appunto come poter fare proprio per far fruttare queste risorse per noi giovani, per noi che siamo poi una generazione che si occuperà di Roma anche negli anni futuri. Spero di essere stato breve, chiudo e ringrazio nuovamente. Grazie Guglielmo, sicuramente brevissima la domanda, ma vista la domanda mi chiedo come fa a essere breve la risposta. La sfida la passiamo poi tutta la parte per oggi. La parola ad Aldo, che si era prenotato, se mi dici... Eccoci. Aldo Cavallo? Che abbiamo più Aldo online. Ecco. Allora, brevissimamente, anch'io sono un emigrante interno però da Napoli, anche se poi vivo a Roma da 30 anni, dove ho fatto giudice, prima al Tribunale, poi alla Corte d'Appello e poi infine in Cassazione, ora sono in pensione. Ora, io sono d'accordo sulle visioni di Roma, e sono anche d'accordo sull'ultimo intervento, che non è forse decisivo parlare soltanto di buche. Però volevo dire che queste visioni sul territorio ci sono, però credo che sia importante parallelamente assicurare, per ottenere la gestione della città, l'amministrazione, anche la manutenzione di tutte le opere. Cioè il cittadino forse non importerà le buche, però è importante i trasporti, l'orario dei mezzi pubblici, la manutenzione dei giardini. Io abito vicino a Villa Borghese, lo scempio del territorio è molto grave. Io credo che se noi vogliamo gestire poi e realizzare queste importanti visioni, dobbiamo ottenere il governo della città, e questo passa anche attraverso piccole proposte, sì, anche attraverso nuove costruzioni, mi va bene l'anello ciclopedonale, però credo che dobbiamo garantire una manutenzione. Mi fermo qui. Grazie mille. C'era una prenotazione prima vocale di Bruno, che non avevo in chat. Bruno Izzi? Innanzitutto no, volevo ringraziare Vatt, perché il libro è molto bello e devo dire affascinante. Mi sembra che ripercorra anche il solco di altre riflessioni importanti che recentemente ci sono state. Penso a quella di Morassutto, oppure anche al libro di Berdini, Polvere di Stelle. C'è, come dire, una ricchezza che noi dobbiamo mettere a frutto urgentemente. Questo è, direi, l'imperativo, perché l'idea che tu hai accennato, e su cui io volevo svilupparsi anche una riflessione, d'accordo con tutti, di questo partito che tu immagini, secondo me è più che una suggestione, ci sarebbe l'esigenza, forse, questa è la domanda, perché non assumiamo un'iniziativa più vasta, rapida, per socializzare queste riflessioni, per stimolare, perché
Naturalmente c'è un problema che secondo me c'è di frammentazione di espressione politica eccessiva, e i tempi brevi che noi abbiamo per, come dire, aprire una prospettiva a Roma necessitano anche di uno sforzo che va un po' straordinario. E volevo chiederti tu che cosa ne pensi, come potremmo, come dire, accelerare questa coagulazione di idee, energie, proposte e classe dirigente alternativa per la città. Ecco, questa è la suggestione. Allora, rimangono due domande che ho accogliato veramente di essere brevissime. Angela Silvestrini, rapidissimamente. Grazie, allora grazie a Walter Tocci e a tutti quelli che mi hanno preceduto negli interventi. Sì, il mio è un discorso più che altro, io sono consigliere nel terzo municipio con Demos da 2 anni e mezzo e mi occupo in particolare di sociale, e trovo un discorso importante di Roma come dovrebbe diventare un modello anche di accoglienza, un modello, discorso fatto, no? Capitale, centro del Mediterraneo, Roma una visione internazionale, Roma una visione più ampia, ma Roma dovrebbe essere quello che oggi non è, un punto importante di accoglienza e di integrazione sociale, con un nuovo rapporto fra istituzioni, volontariato, associazioni che spesso sono molto più avanti delle sue istituzioni. E trovo importante la partecipazione, io vengo appunto da un mondo di impegno sociale, l'impegno di tanti che hanno fatto questa esperienza in prima persona nel passare dalla parte delle istituzioni con uno sguardo che viene anche dall'altra parte, per provare a conciliare i due mondi al servizio della città per costruire un nuovo modello. Questo mi sembra non solo creare una rete, non solo avere qualcuno che sta nelle istituzioni, nella politica, che si metta in ascolto, no? Tante volte dice ascoltiamo, consultiamo, eccetera, ma che sappia avere lo stesso sguardo e che sappia dare anche un ruolo privilegiato a chi viene, a chi già lavora meglio anche delle istituzioni tante volte sul territorio, e questo anche un discorso sui municipi, sul ruolo dei municipi sarebbe importante da sviluppare, e di una loro maggiore autonomia, proprio perché sono i più vicini alle persone. Ecco, questo come contributo, e come mi sembrava che un po' non fu questa idea, come Demos noi cerchiamo anche altri, no? Hanno cercato il discorso sull'impegno, l'impegno di tanti, l'impegno anche di chi lavora nel sociale, secondo me è importante per dare uno sguardo nuovo alla politica. Non so questo, Walter Tocci, come cosa ne pensa? Mi sembra che non siamo tanto lontani come idee. Grazie. Grazie mille, Angela. Martina Fabiani. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie, ringrazio anch'io il dottor Tocci per questo interessante incontro e ringrazio ovviamente Demos Roma per averlo organizzato. E proprio, insomma, parlando un po' di politica, come si suol dire, come Demos Roma noi abbiamo, diciamo, chiesto, perché abbiamo parlato tanto del cosa fare, ma bisogna anche parlare o arrivare a parlare di chi lo farà a un certo punto tutto questo fantastico piano. Noi per esempio come Demos Roma abbiamo chiesto, e ringrazio quindi Paolo per aver accettato, Paolo Ciani, di candidarsi quindi alle primarie o comunque insomma nello scenario amministrativo del Comune di Roma, appunto. E mi ha colpito proprio perché noi siamo e abbiamo iniziato questa avventura con il motto La forza del noi, e quando lei parlava di appunto ideologia della personalizzazione e del liderismo mi è venuto proprio in mente in realtà il concetto da cui noi siamo partiti nella creazione di questo movimento e nella richiesta a Paolo appunto di candidarsi, quindi di rappresentarci tutti noi
insomma, tutta la società, insomma, in particolar modo partendo dai più fragili. Quindi io mi chiedevo, secondo lei, secondo la sua visione, anche un po' facendo un confronto con ciò che accade nel centrosinistra, quindi ovviamente dove il partito di maggioranza è il PD, dove invece appunto si va in cerca di questo nome forte, la domanda veniva spontanea: se secondo lei c'è spazio per queste persone, tipo per noi, come rappresentava Paolo Ciani, o se Roma ha bisogno di questo nome forte che, insomma, si attende. Grazie. Grazie Martina. E lascio la parola a Walter Tocci, a cui purtroppo devo chiedere di rispondere come riesce, mi rendo conto, mantenendo un po', diciamo, forse sui titoli, diciamo, i temi, sicuramente c'è tantissimo da approfondire, però grazie. Prego. Non ti sentiamo? Walter, il microfono staccato. Ecco. Grazie, ho seguito anche gli interventi nella chat, mi piacerebbe rispondere anche a loro, magari poi possiamo continuare con delle mail, con qualcosa, insomma, ecco. Gian Matteo ha toccato un punto molto critico, la frattura tra la città e l'Interland. A me preoccupa, non è soltanto di Roma, no? È un fenomeno delle città, pensiamo a che cosa è successo. I gilet gialli erano in Francia, erano anche una frattura tra Parigi e il suo Interland. Quindi dobbiamo ricomporre questa frattura, prima di tutto pensando le politiche su scala vasta. Insomma, io sento ancora nel classe dirigente romano una chiusura municipalistica, insomma. Invece bisogna pensare, ad esempio, la cura del ferro va pensata su scala regionale, ma poi anche la stessa città metropolitana deve essere un luogo democratico in cui si ricompone, diciamo, la politica tra città e Interland, quindi si crea anche una condizione istituzionale favorevole per superare questa frattura. Susanna ha detto una cosa bellissima, credo che siamo tutti curiosi di saperne di più, quindi magari se ci mandi qualcosa su questo piano per l'intercultura di Barcellona, a me sarebbe molto interessante, mi piacerebbe leggerlo. Mi hai fatto pensare, ecco, la città del Mediterraneo sarebbe anche questo, no? Cioè che le amministrazioni delle grandi città si scambiano delle esperienze, lavorano assieme. Nel 93 con Rutelli andammo a Barcellona e rimanemmo incantati delle 100 piazze che loro fecero negli anni 80. E da quello venne fuori una collaborazione, i progettisti del Comune di Barcellona vennero a Roma a fare le nostre 100 piazze, lavorammo per anni assieme. Queste cose dovrebbero essere normali, no? Quindi io oggi immagino un nuovo sindaco di Roma che va a Barcellona e prende i tecnici, i funzionari, gli operatori che hanno lavorato su quel piano intercultura, li portano a Roma e poi magari anche noi gli diamo qualcosa a loro, insomma, questo dovrebbe... Guglielmo, che il recovery, a me piace chiamarlo Next Generation EU, che cosa fare? Prima di tutto dobbiamo imparare a spendere i soldi che già abbiamo in cassa. Io sono molto preoccupato perché adesso si parla dei soldi che verranno, ma la situazione del comune è drammatica da questo punto di vista. L'ultimo bilancio consuntivo di cui disponiamo, il 2018, ci sono stati 500 milioni di soldi non spesi nella spesa corrente, cioè questo significa servizi sociali, cose di questo tipo. Abbiamo 425 milioni da 3 anni in cassa per fare la manutenzione straordinaria delle metropolitane che cadono a pezzi e non sono stati spesi. Ecco, a proposito di quello che dice Aldo, no? Sulla manutenzione, quanto è importante. Quindi bisogna recuperare la capacità di spesa dell'amministrazione comunale. Questa è la cosa più urgente di tutte. Perché se non si fa questo, no, figuratevi quando arrivano le nuove risorse, che cosa succede. Insomma, ecco. La manutenzione, io credo che la manutenzione richieda però appunto uno spostamento forte di potere e di competenze verso gli attuali municipi che siano davvero comuni. Perché lì deve essere, diciamo così, la capacità di cura del quartiere giorno per giorno e anche
i servizi sociali, insomma, come ha detto molto bene Angela, cioè queste politiche devono essere davvero collocate a ridosso dei cittadini, insomma, ecco. Bruno, sì, certo, i contributi di Morassut sull'assetto istituzionale sono molto importanti, Berlini, anche lui è un amico che seguo, ma voglio dire anche di più, che c'è un fermento di studi sulla città, soprattutto di giovani ricercatori. Questo è un fenomeno nuovo che io sto seguendo, e sono spesso ricercatori che hanno poi interesse ad andare nei quartieri, a confrontarsi con la realtà sociale. Quindi sta nascendo una nuova generazione di studiosi e di intellettuali che hanno questa motivazione sociale. Questo è molto importante, perché dobbiamo connettere, diciamo così, ricerca sociale e attivismo urbano e attivismo sociale, perché abbiamo bisogno insieme di crescere. Insomma, io ho promosso un'associazione che si chiama Roma Ricerca Roma, in cui ho organizzato una cinquantina di questi ricercatori, e faremo dei seminari, e quindi sarà un'occasione anche per dare un contributo, insomma. La questione politica, mi provocate su un tema un po' spinoso, che io ho delle idee un po' radicali, che magari sono anche un anziano militante, quindi un po' mi trattengo. Però, insomma, ma noi abbiamo, lasciatemi dire, ma noi abbiamo già una buona classe dirigente. Cioè, io vedo Paolo, insomma, Paolo adesso senza deve parlare dopo di me, non vorrei condizionarlo, però Paolo io lo vedrei benissimo una nuova squadra di governo che ci fa sognare a Roma, e insieme con lui anche altri che si stanno presentando alle primarie. Ma io ho in mente, guardate, ho in mente un elenco segreto, insomma, no? Di una ventina di persone della generazione di Paolo, che secondo me sarebbero ottimi amministratori se riuscissero a fare squadra, insomma, no? E ce l'ho in mente questo elenco, sia nei partiti, ma anche di persone che non hanno mai fatto politica. E questa è stata, ho citato prima, e questa è stata la forza della Giunta Rutelli, di mettere insieme diverse esperienze, chi veniva come me dai vecchi partiti, ma poi la possibilità di incontrare persone che venivano da esperienze sociali, professionali, economiche, e questo ci diede una grande forza, una grande capacità progettuale e operativa, insomma. Questo bisognerebbe farlo oggi a Roma. Ma insomma, io dico, ma perché non facciamo una scelta coraggiosa, no? Cioè, PD e 5 Stelle stanno cercando di fare degli accordi di vecchio tipo, mettendo insieme vecchi contenitori, insomma. Invece dovrebbero fare una scelta molto coraggiosa, cioè rinunciare ai simboli e promuovere insieme una grande lista civica unitaria per Roma, nella quale metteranno le persone migliori. Ci sono ottime persone, non solo nel PD, ma anche nei 5 Stelle, che hanno imparato anche ad amministrare, ma poi che sia soprattutto un'occasione per incontrare, ripeto, persone che vengono da esperienze sociali, da professionali o di impegno civile ed economico, insomma, no? E quindi creare l'ambiente favorevole per la maturazione di una nuova classe dirigente romana, che è nelle cose, che esiste già, che però è separata, insomma. Ecco, se quei 20 che ho in mente, con Paolo e gli altri, riuscissero a costruire qualcosa di insieme, io credo che abbiamo già la possibilità di avere un'amministrazione di alto profilo, insomma, no? Questo sarebbe poi una lista civica di questo tipo, potrebbe veramente motivare anche a livello di base una mobilitazione e un impegno comune. In ogni quartiere questa lista civica dovrebbe mettere insieme tutte le associazioni, il volontariato che stanno già lavorando, per fare quindi una campagna elettorale nuova, insomma. Guardate che se si preparano bene, se si mobilitano tutte le risorse che abbiamo prima, poi si governa meglio, insomma, no? Cioè, se prima si creano, diciamo così, quelle alleanze, quelle condivisioni di scelte, poi quando intanto si prende una forza che è necessaria per vincere le elezioni, ma poi se si vince si hanno le idee chiare anche per governare, insomma. Grazie, un grande piacere. Poi magari risponderò a qualcuno di quelli della chat, insomma, comunque ci teniamo in contatto, e mi raccomando, Susanna, mandaci il dettaglio di questo piano di Barcellona.
Grazie, grazie Walter. Poi nelle chat anche qualcuno ti richiamava a dare un contributo fondamentale col prossimo sindaco, però insomma stava scritta nella chat, quindi... No, io do una mano ai giovani, alla nuova generazione, ma non in prima fila, nelle retrovie. Ho già inviato il piano, ho inviato già la collezione. Brava, bravissima. Sono in chat, già sono in chat. Grazie Susanna, sì, la condivido rapidamente. Prima di lasciare la parola a Paolo, anche una battuta su questo discorso, la provocazione politica che poi con Martina condividiamo all'interno del coordinamento romano. Io sono personalmente, insieme a me tanti altri, hanno vissuto tantissima esperienza di impegno civico, civile, associazionismo e hanno invece adesso sentito l'esigenza di creare un partito, proprio perché evidentemente diciamo siamo in un altro momento storico, però insomma la lancio lì, è chiaro che aprirebbe. No, no, va bene, va bene. Lascio la parola a Paolo. Grazie, grazie mille. Innanzitutto grazie mille a Walter Tocci per questa serata insieme, molto ricca, molto che mi è piaciuta molto, ecco, e anche per le parole di stima che mi ha rivolto adesso in queste risposte. Lo ringrazio molto perché chiaramente mi fa molto piacere quello che lui ci ha detto. Ma lo ringrazio anche e soprattutto per un'altra cosa, legata anche al libro. Noi quando abbiamo lanciato nel 2018 la nostra proposta di democrazia solidale, e qui mi ha fatto sorridere Walter quando hai detto sono un vecchio militante politico, potrei parlare di democrazia solidale, e non ci abbiamo voluto chiamare addirittura un movimento in questo modo perché siamo nuovi militanti politici. Ma quando abbiamo lanciato Democrazia Solidale abbiamo riflettuto molto su un tema, il divorzio drammatico tra la cultura e la politica, che il nostro tempo aveva vissuto. E questo è stato uno delle fratture forse più gravi di questi ultimi anni. E lo sforzo di Walter Tocci, grazie al cielo non da solo, ma lui ne è uno degli interpreti principali della nostra città, è proprio voler evitare che questa frattura sia definitiva. Cioè Walter è ancora una persona che non si rassegna al fatto che la politica si deve nutrire di cultura, ma non in maniera snob come ogni tanto provano a diciamo insultarci, diciamo, sull'idea di gente che non ha niente da fare e quindi può permettersi la cultura, ma esattamente che una politica senza cultura è tutta una politica di pancia, è tutta una politica di presentismo, è tutta una politica di reazione, di ricerca del consenso immediato, della battuta che tira l'applauso o il mi piace, eccetera, eccetera. E invece c'è bisogno di una riflessione, c'è bisogno di un confronto, c'è bisogno di studiare, di conoscere, di approfondire. E in questo senso la sua storia politica e anche la sua storia di militanza, e questo libro ne è l'ultimo tassello, va in un'altra direzione, va nella direzione di una politica che se non si nutre di cultura è sterile, ma che quando riesce a nutrirsi di cultura può produrre e può essere la famosa politica con la P maiuscola che tanti desiderano. Ecco, questo mi sembra un primo tratto di cui sono molto contento, che anche alla base di questi incontri che abbiamo voluto avviare con Democrazia Solidale Roma, che non è solo la lezione del professore, non me ne voglia i professori che abbiamo in linea, ma che è anche, diciamo, riflettere insieme, anche ascoltando una riflessione, una proposta, eccetera, perché fa parte della nostra idea di fare politica. In questo mi piaceva molto, perché lui a un certo punto parlava delle visioni. Io credo che anche coltivare le visioni è fare cultura. Guardate, non è diciamo i sognatori, gli ingenui. Quando Walter Tocci parlava di pensieri piccoli che producono piccoli risultati e piccole politiche, è anche questo. Cioè dobbiamo anche avere dei sogni, delle visioni, dei progetti, uno slancio ideale, perché altrimenti
già viviamo in un tempo asfittico, non produrremo mai delle politiche che vanno oltre il quotidiano. E questo è un altro grande dramma della politica dei nostri giorni, che al massimo riesce a essere, al massimo, non è il caso di Roma, una corretta amministrazione, ma non riesce più a mobilitare i cuori, le menti, la volontà delle persone. E in questo, Walter, la nostra militanza sociale, parlo per me, ma di tanti altri anche in altro ambito lavorativo, culturale, economico, comunque una serietà nella militanza che abbiamo avuto fino ad oggi ci ha anche spinto a fare un passo più, tra virgolette, politico, cioè più partecipativo dal punto di vista amministrativo e politico, proprio perché ci ha deluso una politica che non riesce più a farsi muovere dagli ideali alti. Ecco, perché questo evidentemente è un grande limite. Questo diciamo che è qualcosa che ha una sua concretezza molto chiara. Riprendo solo alcune cose di cui tu parlavi che ci stanno molto a cuore. Uno è il grande tema degli anziani. Tu parlavi della fragilità, ma il tema degli anziani è un tema nodale per il nostro tempo, in cui la nostra società e la riflessione della nostra società è indietro in maniera tragica. Cioè siamo una società sempre più fatta da anziani e ancora non abbiamo elaborato una idea culturale della presenza degli anziani nella nostra società. Ancora stiamo a ragionare se le RSA, gli istituti, le cose, cioè quando ancora non abbiamo un'idea che le persone vanno in pensione a 65 anni e hanno ancora in media 10-15 anni di energia vitale da spendere per la propria società, e ancora noi pensiamo che arriva l'età in cui li parcheggiamo a modi di scarto, diciamo. Come tutto il grande tema, e ti ringrazio di averlo trattato perché sai quanto ci sta a cuore, dell'apporto dei nuovi cittadini. Cioè noi, tu parlavi di servizi di accoglienza, io penso che giustamente servono, sono necessari, sono uno dei problemi, ma noi dobbiamo ancora di più sviluppare proprio l'idea di cosa vuol dire vivere insieme tra diversi, che è stata la grande sfida dell'arrivo, diciamo, dei migranti tra noi, che noi abbiamo sempre vissuto, dico noi come società, più in un tema, diciamo, il tema della diversità uomo-donna, il tema della diversità, ma l'arrivo, diciamo, dei migranti ci ha posto il grande tema di che vuol dire vivere con i musulmani, di che vuol dire vivere con persone con altre culture, con un altro portato. E questo noi l'abbiamo sempre, in questo caso noi l'abbiamo sempre recepita come una grandissima ricchezza. E quindi la grande sfida non è soltanto creare giusti modelli di accoglienza, ma proprio creare una società in cui questa, che è già una realtà, ha un suo status di valore e di surplus. Quello che dicevamo con Susanna, e poi il grande tema, diciamo, dello Ius Culture, quindi di questi giovani nati e cresciuti tra di noi, pienamente cittadini nella quotidianità, ma non cittadini dal punto di vista del diritto, è un grande scandalo per il nostro tempo. È qualcosa che i nostri figli non capiscono, è proprio fuori della loro portata. Però evidentemente anche qui c'è stato un grande limite di paura della politica, di non registrarsi su una realtà di fatto che, diciamo, la nostra società già largamente viveva, e quindi di rinunciare anche a un grande apporto che questa parte di nostra società ci dà, e di ricacciarlo in una sorta di serie B della quotidianità. Dico cose un po' sparse per provare a interagire con quello che ho ascoltato. L'altro tema che mi ha colpito, Walter lo diceva sugli uffici e sui servizi pubblici,
arriveremo al giorno in cui potremo, cioè avremo qualcuno che dice che non potrà più rispondere, non è di mia competenza. Mi faceva molto sorridere, ma mi piace molto, perché secondo noi è anche proprio un tema da allargare molto di più. Cioè noi partiamo, Walter, dall'idea di recuperare l'iCare di Don Milani. Cioè noi vogliamo una politica, una cultura, un approccio alla politica che dica mi interessa, mi sta a cuore, mi importa, che è da una parte la risposta di fondo al menefrego fascista, ma anche a un modo di fare molto un po' romano e un po' aggiustone di vabbè, oh, ma che farà qualcun altro, se no, questa non è roba mia, e che poi nell'ufficio pubblico guardi, non è di mia competenza. Ecco, noi dobbiamo ribaltare questo nella vita quotidiana, per cui a noi ci importa della vita degli altri, ci importa di chi ci abbiamo sul pianerottolo o nel palazzo, e non vogliamo più che la gente muoia da sola e si scopra dopo 15 giorni che è morta perché nessuno ha bussato a quella porta. Ci importa di tutto, ci importa dell'ambiente, ci importa di tanti aspetti del vivere comune, che non deve essere ciò che è comune non è di nessuno e quindi chi se ne frega. No, ciò che è comune è di tutti e quindi ci interessa innanzitutto e più di tutto. E poi, diciamo, tu hai toccato quel tema del modello familiare sull'integrazione. Io credo che questa è una grande intuizione italiana, che è stata un di più della cultura italiana rispetto anche all'Inghilterra, alla Francia, che hanno messo in campo delle politiche di integrazione che poi in alcuni casi si sono scoperte fallimentari, l'assimilazionismo, i gruppi identitari separati in Inghilterra, che hanno creato molti problemi, ma erano modelli pensati. Paradossalmente l'Italia non ha avuto un suo modello di integrazione, ma ha vissuto un modello di integrazione familiare che è passato attraverso le famiglie ed è passato attraverso il modello familiare dell'associazionismo. E quindi tanti hanno vissuto una accoglienza positiva e un'integrazione attraverso questa rete sociale, umana, che ha fatto sì che tanti abbiano scoperto un ruolo di cittadinanza molto positiva. Sono piccoli spunti che mi sono... così che mi sono appuntato nell'ascoltare questa nostra discussione, che ho trovato molto ricca, molto feconda, e di cui veramente ringrazio molto Walter Tocci e anche le altre persone che sono volute intervenire. Ribadisco con piacere l'importanza di queste nostre riunioni, di questi nostri incontri, di questo nostro riflettere insieme sulla nostra città, non solo in termini di tattica politica, di cui siamo sinceramente piuttosto stanchi, perché poi la tattichetta di dire un po' più là, un po' più qua, mettiamo questo, mettiamo quello, facciamo questo, facciamo quell'altra, ha un po' stancato tutti. Noi vorremmo, anche con concretezza, per cui ringrazio anche Martina, Guglielmo, che poi sono pure giovani e ci danno una certa spinta, che ci chiedono anche di essere un po' più audaci nella nostra presenza cittadina, e quindi gli diamo ascolto e andremo avanti in questo senso, ma credo che la grande ricchezza è anche quella di dire diamo una nuova linfa, un nuovo pensiero, una nuova cultura a questa presenza politica, perché può essere anche il nostro contributo specifico nel quadro della politica romana. Grazie ancora a tutti veramente e a presto. E grazie. Grazie a tutti. Ciao Paolo. Grazie a voi.